Secondo seminario del 2009 del nostro ciclo dei seminari del giovedì organizzati dal nostro centro di eccellenza CETEMS. Oggi è una giornata molto particolare perché siamo qui onorati e contenti di ospitare il generale Silvio Cao, che è il capo del servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare, nonché rappresentante permanente dell'Organizzazione Mondiale della Meteorologia. Silvio Cao è laureato in fisica a Pisa, ha una lunga carriera in aeronautica militare nel servizio meteorologico ed oggi rappresenta l'Italia appunto nella OMM. Ha accettato il nostro invito, di questo noi siamo molto grati, su un tema a lui caro da un punto di vista professionale e non solo, che è la meteorologia sinottica per le operazioni di volo, che è lo spunto anche per ripercorrere temi di interesse scientifico e anche operativo. Prima di passare la parola a Silvio Cao, io cedo il microfono ad Ariano Filipponi, che in qualità di direttore del Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche, porterà il saluto istituzionale dell'Ateneo. Prego, Adriano. Grazie Silvio. Bene, buongiorno a tutti. Io sono Adriano Filipponi, direttore del Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche, di cui la componente della fisica dell'atmosfera e anche della geologia dell'atmosfera, che sono due settori scientifico-disciplinari importanti su due aree CUN, è una componente molto importante e noi diamo il pieno supporto a tutti i nostri colleghi che hanno intrapreso importanti progetti di ricerca, di didattica e garantiscono una didattica di qualità nel settore e anche supportano la didattica di Ateneo in maniera molto importante. Ovviamente il centro di eccellenza, il CETEMS, è diciamo un centro autonomo, ma ci sono molte interazioni con il nostro dipartimento e il beneficio per l'istituzione e per l'Università dell'Aquila è grandissimo. Quindi io ringrazio tutti voi per il lavoro che fate e in questa occasione ovviamente sono molto felice di dare il benvenuto al generale Silvio Cao, che è evidentemente responsabile del Servizio Meteorologico Nazionale e come ha detto il professor Marzano, è anche rappresentante italiano al World Meteorological Association. Quindi grazie per essere venuto e assisteremo al seminario con interesse su aspetti importantissimi. Prego. Grazie, lo dovrei dire io, perché è un'occasione molto ghiotta per parlare di un settore della meteorologia che, se vogliamo, è abbastanza di nicchia. Mi spiego. La meteorologia aeronautica oggi in Italia la fanno due entità. Una è l'aeronautica militare, addirittura la deve fare, come vedremo, per legge, perché articolo 691 e 691 bis del codice della navigazione, Libro secondo della navigazione aerea, sono i primi due articoli, definisce quali sono i servizi di meteorologia aeronautica, e uno dei quattro è la meteorologia, e definisce le responsabilità. C'è infatti la responsabilità della veglia meteorologica aeronautica, che è la sorveglianza delle condizioni del tempo pericolose per le operazioni di volo, e non solo militare, ma soprattutto volo civile, sui cieli dell'Italia. Quindi non è solo, come vedremo, solo la meteorologia sinottica, ma è una meteorologia sinottica plus molto altro. Allora, perché il sottoscritto? Noi siamo circa 764 persone nel servizio meteorologico dell'aeronautica, tutti i previsori sono stati formati come meteorologo aeronautico, che è un meteorologo anche qui plus, perché oltre a essere un meteorologo, e qui è uno degli esempi attestati di formazione come meteorologo ai sensi del 1083
documento 1083 dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, per cui chi esce da qui lo può fare in qualsiasi paese del mondo ed è riconosciuto a quel livello proprio per questo, deve ulteriormente fare un corso, un modulo di formazione cosiddetto AMF, Aeronautical Meteorological Forecaster. Perché, come ho detto, io sono responsabile, o meglio, sono il responsabile tecnico, il responsabile vero oggi è il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, quindi se succede qualcosa a qualche aereo per un'informazione meteorologica mancante o sbagliata, andiamo in due in galera, non sono io che gli porto l'arance, ma come lui ricevo l'arance da una terza persona. E l'aeronautica, come ho detto, tramite accordi con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, a cui è deputata la sicurezza dei voli sull'Italia, fa il servizio di veglia meteorologica aeronautica. Non solo questo, perché su alcuni aeroporti militari aperti al traffico civile, come Pisa, facciamo il lavoro che fa l'ENAV per gli aeroporti civili. E i miei ragazzi a Pisa, il mio personale, se dico i miei ragazzi, mia moglie si arrabbia perché dice i tuoi ragazzi sono due, Francesco e Alessandro, gli altri sono i tuoi uomini, il tuo personale, ma non i tuoi, hanno circa 20.000 movimenti all'anno da assistere come meteorologia sull'aeroporto di Pisa. Quest'anno siamo arrivati a 23.000, l'anno scorso a 26.000, comunque per sette poveri cristi che si danno il cambio sulle 24 ore non è una cosa leggera. E poi personalmente, perché non è che io, come si vede nei film, sei cavaliere, ti diamo i gradi e vai avanti. Io mi sono fatto la mia gavetta e per 7 anni nei gradi di tenente e capitano ho fatto i turni in un CMR che era l'ufficio di veglia meteorologica aeronautica sui cieli della regione informazioni volo di Milano, che è tutto il nord Italia fino a Pisa compresa. E quindi mi sono visto, come dicevo prima, due volte il giudice in casa. Una volta perché si era schiantato un aereo da turismo tedesco per nebbia a Villanova d'Albenga in atterraggio all'alba, colpa sua, perché io ho l'obbligo di garantire il servizio operativo di assistenza al volo, ma l'utente ha l'obbligo di prendere quello che io gli dico o gli scrivo, e non lo avevano preso perché dice tanto andiamo in Italia, il paese del bel sole, e hanno fatto una brutta fine. E una volta, quando forse voi non siete troppo giovani, ma chi ha la mia età o qualche anno meno se lo può ricordare, l'ATR-42 che è caduto a Conca di Trezzo. Il mio turno era quello che smontò alle 8 la sera, l'incidente avvenne alle 9.32, e il mio turno era quello che avrebbe dovuto emettere gli avvisi di sicurezza per fenomeni pericolosi, avevo emesso sia per temporali che per ghiaccio sulla zona. E quindi mi salvai io, si salvò il capocentro che è il colonnello Giuliacci, si salvò tutta la catena di comando e controllo, perché abbiamo fatto come dovevamo fare il nostro dovere. Quindi anche per questo motivo ritengo che oggi parlare di supporto alle operazioni di volo potevo venire io, oltre che per vedere anche qualche amico, non è che si unisce l'utile al dilettevole nella vita. Gli argomenti, illustrerò un attimino il ciclo decisionale, cioè come si prendono le decisioni. Sembra una stupidaggine, ma le informazioni meteorologiche nelle operazioni di volo in cui si prendono decisioni entrano in 3 punti ben precisi che vedremo. Come si fa il supporto di meteorologia alle operazioni di volo? Come si comunicano? Non la comunicazione che verrà fatta la settimana prossima da Tenente Colonnello Moscio. Questi risultati del supporto e alcune brevi conclusioni. Eccolo qua il ciclo decisionale. Si entra in 3 punti precisi. All'inizio, il ciclo OODA, osserva, orienta la decisione, decidi, agisci. Quel signore che vedete in tuta da volo che esce da, quello è un F-86, caccia americano degli anni 50 che ha fatto la guerra di Corea, all'epoca era il capitano John Boyd, soprannome 40 secondi. Perché 40 secondi? Perché lui diceva dal momento che io vedo un MiG, al momento che devo riuscire a tirarlo giù, ho al massimo 40 secondi per osservare sul tipo, condimeto, nubi, se ci sono, dove stanno, a che quote stanno tra me e lui, sole, come faccio per arrivargli contro sole che lui non mi frega, parametri di volo, stato di salute dei sistemi e quant'altro. Poi orientare la decisione, sulla base di questo, che voglio fare, lo attacco, mi faccio attaccare, scappo o che? Decidere, ok, ho deciso di attaccarlo, come lo attacco? Guadagno quota e vado in picchiata, stesso livello e manovra orizzontale, accetto lo svantaggio avendo sorpresa di prenderlo dal basso? Agisci,
vado, distanza di tiro, tiro e spero di buttarlo giù. 40 secondi. Lui ha teorizzato il ciclo. Come si vede, come spesso accade per gli esseri umani, le necessità della guerra orientano tutto il resto e magari accelerano lo sviluppo. John Boyd, come tutti i militari americani, studia e il suo ciclo lo formalizza andando a leggere i teoremi di incompletezza di Gödel, quel signore, foto del 25, purtroppo fece una brutta fine, Gödel era un matematico austriaco, morì di inedia negli anni 50, pesava solo 29 kg, non poterono salvarlo, da cui trasse questo insegnamento, che qualsiasi modello logico nella realtà è incompleto, come tutti i modelli, e deve essere continuamente raffinato con nuove osservazioni. Entriamo nel ciclo di osservazione. Poi, principio di indeterminazione di Heisenberg, quella è una foto del 27 con una bella lobbia come si usava in quei tempi in Germania. C'è un limite alla nostra capacità di osservare la realtà con precisione. Sapete tutti che grandezze coniugate, posizione e velocità, ad esempio, sarebbe posizione e quantità di moto, non permettono di essere determinate con la stessa precisione. Se determinano con precisione una, quell'altra ne risente, e viceversa. E infine, il secondo principio della termodinamica. E qui, su questo, ci hanno lavorato questi quattro signori. Tre forze al volo li riconoscete, questo è Sadi Carnot quando era cadetto militare, fu anche ministro della guerra sotto Napoleone nel 1814 durante i 100 giorni. Poi Lord Kelvin, classico, dopo che divenne Lord si fece anche il look da baronetto, perché lui non nasce Lord, ci diventa per meriti scientifici. Celsius. E infine questo signore. Vediamo un po'. Secondo voi, conoscete questo signore? Se siete fisici, forse lo avete... o lo avete anche odiato. Questi fisici l'hanno amato e odiato, perché non era un fisico, era un matematico. Era Kara Theodoris, tedesco di genitori greci che erano scappati perché allora la Grecia era sotto l'impero ottomano, che ha vissuto a Bruxelles, il quale dedusse tutta la termodinamica, compreso il secondo principio, assiomaticamente. Ecco perché molti fisici lo odiavano, perché per il fisico ragionare per assiomi non è nella sua natura. Praticamente lui trasse che come il principio guida, che l'entropia di qualsiasi sistema chiuso aumenta sempre. E così la natura di qualsiasi sistema cambia continuamente, anche in presenza di sforzi che tendono a mantenerlo nello stato iniziale. Quindi lui deve tenere conto di questi tre principi. E formula questo ciclo. Osserva, orienta, decidi, agisci. Dove entriamo? Osserva, perché lui ha bisogno di tutta l'informazione disponibile, quindi se devo decidere se effettuare un volo o non effettuarlo, o eventualmente come modificare come è stato pianificato, l'informazione meteo rientra in tutta l'informazione. Poi mantieni la mente aperta, ok? Non devi partire dal preconcetto, come succede qualcosa, alta pressione, il tempo è buono, ok, alta pressione c'è nebbia, ma avere tanta nebbia per un aereo non è tempo buono, specie in atterraggio. Le decisioni devi basarle sulle precedenti, cioè non è che prendo lo sghiribizzo, ma sai che ti dico, anziché atterrare sull'aeroporto previsto vado sull'alternato. Revisione delle precedenti informazioni, questo è molto importante dal punto di vista meteorologico, soprattutto per noi che abbiamo fatto il previsore aeronautico, per dirgli, guarda, in questo momento, come discussione ieri sul modello, il modello è in bilico. Per me il peggiore è il pomeriggio, per me è già peggiorato la mattina. Questo c'è. Ma 24 ore fa i modelli che dicevano? Sono consistenti con se stessi? Quindi tenere conto delle precedenti informazioni. In orienta, chi pensa e rimugina ciò che gli è stato detto in fase di osservazione,
deve orientarsi correttamente. Non è che lui c'ha le previsioni di pressione, le previsioni di precipitazione, poi gli dicono che le radioassistenze funzionano in un certo modo su un aeroporto e non sull'altro, e l'ultimo che gli dice l'informazione è quello che, di cui ne tiene conto, non va molto bene. Quindi dobbiamo fare in modo che chi riceve la nostra informazione si possa orientare per un suo corretto sfruttamento. E infine, dopo la GISCI, c'è il feedback, le lezioni apprese. Ad esempio, in meteorologia aeronautica, sì, il previsore dà le informazioni a chi vola, ma ne riceve anche. Esistono i cosiddetti AIRMET, che sono i riporti meteo d'aereo in volo, e sono fondamentali, come vedremo, per correggere o emettere gli avvisi di sicurezza in volo. Quindi, tre fasi su quattro entra la meteorologia, e vi entra pesantemente. Sintetizzando, il ciclo decisionale è innanzitutto un modo per prendere decisioni rapide, famosi 40 secondi. Per gli operatori di volo, ad esempio le compagnie aeree, questo vuol dire decido di cancellare il volo o non lo cancello. Cancellare il volo vuol dire soldi, ritardi vogliono dire rimborsi sui biglietti. Appena si presenta un problema, si dovrebbe trovare una soluzione in tempi rapidi. E il modello è semplice, quattro sole fasi, chiare, lineari, a prova di stupido. Il supporto meteorologico, diciamo meteorologia sinottica. Sinottica viene dal greco sinoptikos, cioè visto tutto insieme in una volta. È un procedimento che si occupa di fare l'analisi e dare una prognosi sull'atmosfera terrestre in riferimento al tempo e alla dinamica della circolazione atmosferica su scale di 10 alla 3 km. Scale che erano tipiche dei cicloni extratropicali, che sono tipiche dei cicloni extratropicali alle medie latitudini. Perché era utile, oltre a questo, la sinottica? Era utile perché in epoca più moderna, quando si sono fatti i primi modelli numerici, le equazioni che descrivono i moti atmosferici si semplificavano maledettamente. Allora, in un'epoca in cui il modello numerico finalmente trova il computer che aveva delle capacità di calcolo limitate, non poteva andare alle nove equazioni fondamentali e farle girare su passi di griglia fini, doveva andare su passi di griglia laschi con equazioni semplificate. Infatti i principali termini sul piano orizzontale erano la forza di Coriolis e il gradiente di pressione, mentre sul piano verticale era l'equazione che teneva conto solo dell'equilibrio idrostatico, quindi semplificava la vita e andava bene a quelle scale. Se provassi a fare un modello così e andare, non dico a scala locale, ma già a mesoscala, comincio a zoppicare, o mi sbaglio? Cioè, non voglio rubare il mestiere, La sinottica, dicevamo, scale 1000 km, cicloni extratropicali, è figlia della metà del XIX secolo. Perché? Nel 1879 nasce l'International Meteorological Organization. Come vedete, ha due ancore. Nasce perché nella conferenza di Bruxelles del 1853 il comandante Maury, che era responsabilità dell'osservatorio navale di Washington, sente la necessità di avere un sistema universale di previsioni meteorologiche a beneficio delle maggiori flotte commerciali. E quindi questo sistema universale prende corpo in questa organizzazione dall'idea che i sistemi di tempo sono transnazionali. Non è che se c'è una burrasca dei temporali sul Canada non ci sono sugli Stati Uniti e non arrivano a terra e fanno i loro danni. Diciamo, per la Marina, e i primi a fare una rappresentazione sinottica delle isobare e dei venti sono i francesi con Le Verrier dell'Osservatorio di Parigi, 1854, guarda caso l'anno dopo, e in Italia, molti non lo sanno, ma purtroppo è frutto del fatto che la storia la scriva chi vince le guerre, Padre Secchi. Padre Secchi è stato una figura eccezionale, spesso dimenticata, perché era il capo del servizio meteorologico
dello Stato Pontificio. E nel 1870 lo Stato Pontificio è stato inglobato dai Savoia. E era in corrispondenza con Le Verrier, a cui dava le osservazioni delle stazioni pontificie, prendeva le osservazioni che in tutta Europa accentravano a Parigi, e anche lui faceva delle carte sinottiche di pressione e vento. L'ingegner Serra, che aveva solo 22 anni, gli mise a punto il metodo di plottatura e analisi. Limo è il papà del WMO, dell'OMM. Quindi passiamo da una meteorologia sinottica per la navigazione a una meteorologia generale che ingloba anche questo. Il vantaggio dell'OMM è anche un altro, che l'IMO era un'organizzazione tra direttori dei servizi, quindi molto sulla buona volontà, sui rapporti interpersonali e quant'altro. L'OMM è un'organizzazione tra governi, quindi con tutt'altro peso, tutt'altro grip, tutt'altro potere orientativo, non diciamo decisionale, perché se voi prendete l'OMM, i documenti sono al 90% recommendation, best practices, con scritto should, non shall. E chi lavora a stretto contatto con l'OMM è quest'altro signore, l'ICAO, che è l'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile, che nasce nel 1944. L'ICAO stabilisce standard e pratiche raccomandate e politiche a supporto di un settore dell'aviazione sicuro, efficiente, economicamente sostenibile e rispettoso dell'ambiente. La differenza tra questo e questo, che questo c'ha anche delle pratiche raccomandate che sono should, ma perché mi fa le pulci? Tu, per fare questa attività di servizio meteorologica e aeronautica, hai emesso delle direttive, fammele vedere, sono conformi, fammi vedere come controlli chi a livello locale implementa le stesse direttive. Cioè, sono due giorni di pettine fine. Non solo, ma il legame tra queste due organizzazioni è strettissimo, perché l'OMM c'ha la Commissione Sistemi di Base, che si occupa anche dei sistemi di meteorologia aeronautica, e in più c'ha la Commissione di Meteorologia Aeronautica, che si occupa specificamente delle questioni del supporto alle operazioni di volo. Come si lavora? Avevamo detto analisi e prognosi, scale 1000 chilometri, 10 alla 3, va? In genere, questo è come abbiamo lavorato fino agli anni 90, si andava a prendere la carta in quota, la 500, e lì vedevamo i motori, i centri del tempo, come si spostano. Ah, se c'è domande fatele, non aspetta. Questa è la 500 del 22, delle corsa delle 00. Ok, quindi motori del tempo, vedevamo che c'era questa bella saccatura, c'era questo promontorio, bisognava capire poi se questo si demoliva e rialimentava quest'area ciclonica sul Mediterraneo oppure no, che poi l'ha fatto, l'abbiamo visto anche oggi. Vedevamo la 850 che ci dava una situazione delle avvezioni e quindi capire dove mettere sulla carta al suolo i fronti. Teoria frontale che era molto semplice ma molto efficace. Nasce nel 1914 dalla scuola norvegese di Birkenes, ma sapete perché nasce? Chi dà l'impulso a quella scuola a produrre una teoria di quel tipo di previsione del tempo? Il governo norvegese. Cosa succede nel 1914? Scoppia la prima guerra mondiale, embargo navale inglese, la Norvegia è uno dei maggiori importatori di derrate alimentari dalla Germania, si troverebbe alla fame. Il governo norvegese dice ottimizziamo le risorse, quindi un metodo per arrivare a fare un supporto meteo all'agricoltura che riusciamo a implementare a latitudini relativamente basse e alla pesca. Perché se non ho la carne tedesca, quantomeno ho il pesce dell'Atlantico o del Mare del Nord. Quindi scuola frontale. Non solo, ma la scuola frontale viene ulteriormente implementata negli anni 30 dalla teoria delle masse d'aria tedesca di Schinze. Stuve Schinze era il socio di quello che tiro fuori il nomogramma.
e a cui, molti non lo sanno, contribuì dal 36 al 39 anche Raul Bilancini, che era un nostro meteorologo civile, però del servizio dell'aeronautica. Raul Bilancini, che era anche l'assistente di Heredia durante l'operazione del dirigibile Italia sul Polo, e a cui non fu dato retta, per cui Nobile tornò indietro anziché continuare fino a Nome in Alaska. E purtroppo il lavoro di Bilancini ha avuto la dannatio memoriae. Abbiamo cercato di recuperarlo recentemente, perché Raul Bilancini aderì alla Repubblica Sociale, quindi fu epurato nel 1945. E tutto il suo lavoro. E infine Rosby, che trovò i pezzi mancanti alla teoria frontale. Quindi si mettono i fronti. La prognosi si fa con un sistema simile. Si prende le previste a 24 ore, perché oltre le 24 ore il meteorologo aeronautico non va. Quota 850, si fa la stessa cosa sul suolo. Già si vedeva a 24 ore che il promontorio c'era, ma cominciava a cedere. Sinottica non basta, abbiamo anche altre cose. Ad esempio abbiamo le immagini da satellite, abbiamo i radar meteo, abbiamo la rete di fulminazione, l'AMPINET. Infatti c'era l'occlusione che sul basso Adriatico dava delle zone temporalesche. Abbiamo anche dei prodotti che integrano le tre fonti, molto specialistici, che usiamo in usano, io oramai di sé non faccio più nulla, i miei ragazzi operativamente. Non solo, ma siccome parliamo di aerei, di rotte, abbiamo un ausilio che possiamo fare lo spaccato di rotta, in cui si evidenzia la turbolenza, bassa, media o forte, probabilità di fare ghiaccio, i venti, lo zero termico, tutto quello che ci permette di dire al pilota attento. Il ghiaccio, devo dire che il buon Dio nella mia vita una volta mi ha messo una mano sulla testa, perché stavo rientrando da Ciampino a Pisa su un bel G-222, aereo da trasporto bimotore da cui ho fatto qualche lancio, a cui sono affezionato, non più in servizio perché oramai ho una certa età, che aveva la brutta abitudine di fare ghiaccio. Cioè bastava guardarlo un po' gelido e già faceva il ghiaccio. 9 modifiche alla presa d'aria, ha continuato a fare ghiaccio. Partono, c'era un mio amico ai comandi, gli faccio: Nicolas, hai chiesto al meteo la probabilità di ghiaccio a che quote? No, Ciampino, Pisa, neanche 40 minuti di volo, facciamo il tattico bassa quota, che ghiaccio vuoi fare? Vado al meteo, prendo il sondaggio di pratica di mare, c'era pure nei imbostrati, e dico: ragazzi, dal suolo a 3.000 piedi è ghiaccio al 90%. Decollano, io come al solito mi addormento, anche quando ero imbrigato con 16 kg di paracadute dormivo, mi devono svegliare: oh, controllo equipaggiamento e lanciati, siamo sulla zona. Ero lì come al solito, sonnecchiavo, sento pum, si spegne un motore. E faccio: vabbè, di motore. Riprende, dopo 2 secondi che ha ripreso l'altro, pum! Buon Dio mi ha assistito, li ha fatti schioppare uno, riprendere, poi schioppare l'altro, riprendere, perché se tutti e due... Beh, e quindi tutte queste informazioni le forniamo al pilota. Quindi è Sinottica Plus. Questo ho fatto una rotta e l'ho spaccato da Fiumicino a Padova, praticamente il volo fino a casa mia. Novità è che questo sistema è ancora sperimentale, anche se ha già il successore, rispetto al Prometeo, georeferenza le informazioni, che è un passo avanti. Dicevamo il volo, la sinottica è buona se io sto sulla fase di volo di crociera, ma già devo avere qualcosa a mesoscala sul salita
e sull'avvicinamento. Perché noi parliamo, non so se quando siete in aereo, stiamo per iniziare la procedura di atterraggio all'aeroporto di Fiumicino, atterreremo tra circa 20 minuti. Lì 20 minuti sono praticamente l'ingresso su Fiumicino, gli ultimi 20 minuti sono verso il lago di Bracciano. Quindi parliamo di 50 chilometri, grosso modo, qualcosa di meno. 50 chilometri, 50 chilometri a mesoscala. Ecco perché è Sinottica Plus. Decollo e atterraggio, peggio mi sento, è puntuale. Sono lì, massimo una pista, mi pare la più lunga in Italia, è Fiumicino, 3,6 km. Altro che previsione locale. E infatti, per il volo di crociera ci sono queste bellissime carte, cosiddette carte significative, perché presentano i fenomeni significativi pericolosi per il volo ad alta quota, crociera. L'aereo si mette 10.000 metri, 850 km e ciao. Ma addirittura il pilota mette l'auto, se non c'ha turbolenze, e come sa che c'è zona di turbolenze? Dai getti che sono evidenziati con il codice a barbette che gli dice l'intensità del vento, le zone di azione del getto che sono quelle tratteggiate se si estende oltre il getto vero e proprio, le formazioni nuvolose convettive molto pronunciate, e lui sa, questo vuol dire isolati e affogati nel nuvolosità CB, cumulonimbi, con base, queste vanno fra i 25.000 e i 63.000 piedi, quindi fino a livelli stratosferici, queste andano bene, dal Concorde in poi sono uscite fuori, prima si fermavano prima a 5.60. Base, sotto 25.000 piedi, è normale perché un CB razzola a terra, è una gallina, anzi è un gallo che ha alzato la cresta, va? Fino a 48.000 piedi, il che vuol dire, ragazzo, tu non lo superi in quota, li devi girare attorno. E riporta anche i vulcani in attività, rimandando latitudine e longitudine agli avvisi per cenere vulcanica, che vedremo più in dettaglio. Questa è un'informazione di routine, è nella cartelletta, il cosiddetto folder, che viene dato ai piloti. Questo è per la crociera. Pochi fenomeni semplici a livelli alti. Poi ci può essere, se voglio tagliare area 4, vado a vedere che c'è sull'area 4, mi dice che c'è turbolenza moderata tra 25.000 e 38.000 piedi. Mi dà ulteriori spiegazioni e dettagli. Dicevamo, approach o salita iniziale. Si fanno queste altre carte, sempre sulla base delle carte dei prodotti che ha il previsore, eh? Questo lo fa l'ufficio di veglia meteorologica. In questo caso noi ne abbiamo due in Italia, uno è Appoggio Renatico e uno sta a Pratica di Mare. Questo è stato prodotto da Appoggio Renatico. È a livelli più bassi perché siamo o in decollo o in avvicinamento. È infatti dal suolo a 10.000 piedi. Per i metri dividete per 3, 3.000 metri grosso modo. E abbiamo venti superiori a 30 nodi, abbiamo nuvolosità significativa, fenomeni di, ci sono rovesci, ad esempio, ci potrebbe, nevicate, anche la neve viene segnalata, che potrebbe dare problemi di ghiacciamento sulle superfici, la turbolenza, anche se solo moderata, pioggia e quant'altro. E per ogni area, anche qui, se io voglio ulteriori spiegazioni più quantitative, area 3, che mi dici sull'area 3? Vuol dire che c'è altostrati e nembostrati, quelli del famoso ghiaccio che dicevo prima, da broken overcast, quindi broken sono 5-7 ottavi, overcast 8 ottavi di copertura. Da 5.000 a più di 10.000 piedi, poi stratocumuli, strati e cumuli, broken, quindi da 5 a 7 ottavi, tra 500 e 5.000 piedi. Poi c'hai, attento, i tre sono a ridosso, c'ho anche l'Appennino, tutta quest'area, dove c'ho lo zero termico, sempre riportato tratteggiato. Attento perché puoi avere montagna oscurata,
e rischi di trovare la montagna con l'osso, la nube con l'osso, e isolatamente tu ci puoi avere anche moderatamente fai ghiaccio, sempre come posso nel mostrato di prima. E anche questa viene data al pilota come informazione, quindi sa che atterrando, decollando, cioè, queste sono le informazioni di cui deve tenere conto. Poi c'è anche le carte dei venti a vari livelli, che si usano anche in meteorologia generale, sì, per esempio per prevedere il fen, lo fa, non lo fa, se non lo fa che quota abortisce, se lo fa quanta è la velocità massima di raffica. E infine, quando atterra o sta decollando, io non ho carte perché di punto che li faccio, gli devo dare un'informazione di altro tipo. Si vengono prodotti questi meteorological report, sono osservazioni che si fanno ogni ora, ogni mezz'ora sugli aeroporti più grandi, e si producono i TAF, i Terminal Hadron Forecast. Il TAF è o di 9 ore, oppure i TAF lunghi vanno da 12 a 30 ore, ecco perché oltre le 24 ore il previsore aeronautico non va a vedere. Vediamolo un po' più da vicino. Allora, innanzitutto noi abbiamo questo ulteriore ausilio, che sono i meteogrammi, in cui abbiamo la pressione su 48 ore, abbiamo temperatura e temperatura al suolo e la temperatura di bruciata, abbiamo eventuali fenomeni previsti, abbiamo la precipitazione ed eventualmente se è convettiva, abbiamo la nuvolosità totale e per classe di nubi, abbiamo ceiling e top delle nubi, perché abbiamo, per un aereo capire non tanto in decollo, perché come si diceva ai nostri piloti, decolla tranquillo, ci vedi per almeno 800 metri in tempo di pace, vai su e poi si discute quanto in atterraggio, perché top e ceiling mi dicono vedo la soglia pista o non la vedo. O peggio ancora, fino a un certo punto la vedo e poi non la vedo perché la slant visibility è diversa dalla visibilità orizzontale, cioè fino a un certo punto vedo con uno strato di nubi abbastanza piccolo di spessore per cui vedo la pista, entro nella nube, comincio a non vedere nulla perché vedo sempre più nubi perché l'angolo diminuisce. Cioè, tutte queste belle situazioni bisogna cercare di prevenire. E poi c'ho i venti a vari livelli. Allora, METAR, LIBA, ecco, linguaggio. Questo linguaggio, vediamo un po', si chiama linguaggio chiaro ICAO. ICAO, vabbè, l'ha fatto l'ICAO, chiaro. Per uno che non è iniziato alla meteorologia aeronautica, sfido chiunque a leggerlo. Innanzitutto, LIBA. Amendola. Ma io già a occhio so che è un aeroporto italiano, perché le prime due lettere, Lima, India, Sud Europa, Italia. Bravo, perché sta nella regione aerea, nella FIR di regione informazioni volo di Brindisi. Alfa, perché ha Amendola. Ad esempio, Piacenza, Lima, India, Mike Sierra, dove c'è la S in Piacenza, non c'è. Non c'erano altre lettere disponibili in quella zona, li misero S. Ok? No, perché è come le targhe. Scusate, Siracusa, SR, perché c'era, SI c'era già a Siena. Latina, perché è LT? Poteva essere LA, non c'è il capoluogo di provincia che c'è là. Perché Latina si chiamava Littoria, c'era già Livorno LI. Quindi, chi non arriva primo, chi si deve accontentare. Poi abbiamo l'orario a cui è stata fatta l'osservazione, giorno 22, 9.55 Zulu. Si usa l'ora Zulu perché è l'ora di riferimento di tutti. Più di 10 km di visibilità prevalente, da 3.000 piedi, e comincia a essere da 2 a 4. Terzo strato, Brocken a 6.000, 5, 7 ottavi a 6.000 piedi di ceiling. Quindi gli ho detto che un tun-tun si trova eventuale. QNH, pressione ridotta a livello dell'aeroporto in atmosfera standard 1500, e questo è fondamentale per la era, perché oramai gli altimetri funzionano diversamente, per tarare l'altimetro ed evitare o di spatasciare o di mancare la pista. Poi c'è delle note. Complessivamente i tre strati non sono uno sopra l'altro,
ma ti danno 5-7 ottavi complessivi. Visibilità minima rispetto alla prevalente 7 km in direzione nord-ovest. E hai il vento alla testata pista 1-1, quella orientata a 110 gradi, quindi verso sud-sud-est, a 230 gradi, 4 nodi. E il vento alla testata 29, che è quella simmetrica, l'opposta, purtroppo non te lo posso dare perché 5 varie vuol dire che lo strumento non ha potuto fare l'osservazione. Lo deve sapere. Base bianca. È un codice anche questo, linguaggio chiaro, dicevo prima, ma de che? Perché è il colore deriva dall'incrocio tra visibilità orizzontale e semi delle nubi. C'è tutta una tabella che a memoria non mi ricorderò mai, ma che una volta ce l'avevo affissa davanti alla mia postazione in modo da non prendere mai toppate. Il TAF è la previsione a 9 ore, sempre sulla mendola. È stata fatta il giorno 22 alle 8 Zulu, validità dalle 9 alle 18, e fin qui. Dice che ci dovrebbe essere un vento a 300 gradi, 12 nodi, visibilità prevalente più di 10 km, uno strato scadere a 3.000 piedi, uno strato broken a 6.000, ma temporaneamente, dalle 9 alle 15, si prevedono 110 gradi, 8 nodi, quasi opposto, 7.000 di vista con pioggia. Uno strato scatter da 1.500, uno strato proprio da 4.000 e diventerà tra le 16 e le 18 il vento tra 240 gradi e 12 nodi. Con una forma concisa abbiamo dato lo stato di un aeroporto come al momento e come si prevede nelle 9 ore successive. Chiaramente, se ci sono variazioni oltre delle soglie, si deve dare degli emendamenti all'osservazione, così come si possono fare emendamenti alla previsione. E in questo può essere molto utile il se condizioni estremamente pericolose dovute a fenomeni intensi o conca di Trezzo. Validità 4 ore, ecco perché il mio turno che finiva alle 20 era quello che doveva già avere messo un qualcosa per un evento accaduto alle 21.32. Sono emessi dall'ufficio di veglia meteorologica, quindi in Italia solo Poggio Renatico e Pratica di Mare li emettono. Concisa descrizione in linguaggio chiaro abbreviato. Sì, chiaro. Abbreviato sì, ma chiaro. Mi potete pure spernacchiare a volontà. Per solo uno dei seguenti fenomeni, osservato o previsto a qualunque livello di volo. Al di sopra dei 10.000 piedi. Temporali, ciclone tropicale con intensità media del vento nei 10 minuti al suolo di almeno 34 nodi. Turbolenza forte, non associata a nubi convettive, perché nube convettiva porta già turbolenza forte al suo interno. Quindi turbolenza forte non è quantizzata, ma si intende per turbolenza forte, questo è dal punto di vista dell'utente, il feedback, una variazione ampia e repentina dell'aereo che va momentaneamente fuori controllo. Non è il vuoto d'aria che fa sempre, è proprio l'aereo che comincia a fare i cavoli suoi. Formazione di ghiaccio forte, non associata anche qui a nubi convettive, onde orografiche forti, chi si è fatto 7 anni di turni a Milano di Fenne vedeva 10 all'anno, in media, tempesta di polvere forte, tempesta di sabbia forte, questo voi non lo vedete, ma noi che abbiamo fatto operazioni in Iraq, ce lo siamo, e anche in Afghanistan in estate, ce lo siamo dovuto ciucciare. Cenere vulcaniche, questa validità 6 ore, è l'unico che deroga dalle 4 ore, e quindi NGV è quello che ci dà i dati dalla parte della vulcanologia, che sono indispensabili. Non solo, ma noi facciamo 3 esercitazioni all'anno, 2 a livello di bilaterale Italia-Francia e una a livello europeo, le Volchek e la Volcita, e l'NGV è uno degli elementi che ci potrebbe essere una fuga radiativa a spasso e può interessare l'operazione di volo. Esempi di segmenti. Il segmento può essere il famoso linguaggio chiaro
emesso da Brindisi. Sigmet, sono tutti numerati, eh? Finite le 24 ore si riparte da 1. Validità dalle 7.13 del 22 alle 9.00 da pratica di mare, lì bravo. Poi chiaro, Brindisi Fiv per temporale affogati previsti a est di questa linea che si dà per 2 punti. Con il top sopra il livello di volo 300, stazionari, nessuna altra cosa da aggiungere. Russo per cenere vulcanica, Petropavlovsk grafico. Non ho trovato, queste sono fittizie, sono sul regolamento ENAC, che riprende l'annesso 3 ICAO, che è il nostro riferimento. Questo è per un ciclone extratropicale, che dà la posizione, con informazioni aggiuntive. Questo è un vulcano fittizio e questa è una zona di forte turbolenza col movimento previsto. Questo è il futuro, vedremo come. Perché l'uomo è più colpito da un'immagine che da un messaggio scritto. Memorizzazione veloce si fa con l'immagine, se sempre. Avvisi e i fenomeni cambiano, si va su soglie meno elevate, perché più l'aereo si avvicina, più è sensibile ai fenomeni meteorologici. Assume assetti di volo che lo rendono più sensibile. Vento al suolo su una base, su un'area estesa con punte superiori ai 30 nodi, aree estese con visibilità di meno di 5.000 metri, incluso, e si deve dire che fenomeno, perché potrebbe essere dei forti rovesci, potrebbe essere foschia, potrebbe essere una nube di cenere, potrebbe essere della sabbia. Ad esempio, se dico che sabbia, dico stai attento perché ti smeriglia le turbine del motore. Temporali, montagne oscurate, e questo non è niente di nuovo, aree estese con base delle nubi sotto i 1.000 piedi e copertura almeno broken, in cui le nubi sono un nembio cumuli torreggianti. Turbolenza, anche se solo moderata, non associata a nubi convettive o onde orografiche, anche se solo moderate. Gli Arimet sono questi. Solito messaggio di prima, nel solito linguaggio chiaro, chiaramente. Può darlo anche, lo dà per punti, 2 punti di una linea oppure un'area. Adesso ci siamo attrezzati ai nostri uffici veglia, questi li ho trovati, anche i Sigmet si possono fare così, si fanno anche in forma grafica, col messaggio, ed è iniziata l'area a cui si riferisce il messaggio e il fenomeno. Questo è stato fatto dai ragazzi a Milano, ed era il fenomeno per... Vedi, c'è un signore, osservate, è previsto, credo fosse il tempo... erano temporali affogati, CB affogati su quest'area, e questa era un'area di turbolenza moderata. L'ha fatto pratica di mare sulla Fiat di Roma. Quindi immaginatevi che, sì, quello è il linguaggio chiaro, ma a occhio, tlac, cacchio, questo io lo volo qui. Fammi vedere esattamente qual è il motivo per cui mi evidenziano quest'area, ha tutta un'altra valenza e incisività. Gli avvisi d'aeroporto, l'aereo sta a terra, o ci arriva o se ne sta andando. Sono emessi dagli uffici meteorologici designati dal fornitore del servizio MET. Ad esempio, i miei possono essere degli aeroporti o in certe ore della notte e l'ufficio veglia, la cui area di responsabilità è quella su cui ricade quell'aeroporto. Si devono dare le informazioni concise sulle condizioni meteorologiche che potrebbero avere impatto su aeromobili al suolo, compresi quelli in parcheggio. Vi faccio un esempio. Quando io ero ragazzo che frequentavo la 46esima di Catania, perché mio cugino era meteorologo alla 46esima, uno degli avvisi d'aeroporto più temuti era vento forte, perché quando io ero ragazzo si usavano i C-119, i vagoni volanti, che erano delle vele, perché avevano un'apertura alare grandissima, doppio trave di coda e il timone di coda grande, per cui se non si controventavano, si mettevano controvento rispetto al vento forte previsto nell'avviso e si assicuravano al suolo, l'aereo faceva flup,
E non era uno scherzo. Sulle infrastrutture, mi è capitato a Milano che un hangar dell'aviazione generale, quella che ha gli aerei da privati, che stava dietro la parte militare, non si sono curati dell'avviso d'aeroporto e gli ha portato via tutta la copertura dell'hangar. E sui servizi aeroportuali, perché ad esempio, se io ti dico, attento, c'hai brina, dite, ma che me frega se brina? La mattina la mia macchina la trovo brinata. La brina può portare, se raggiunge un certo spessore, il cambiamento nelle condizioni di frenaggio della pista. E quindi un aereo può arrivare pure lungo. E non è piacevole. Specialmente sono stabiliti dal competente ufficio meteorologico di concerto con gli con i fruitori degli avvisi, con gli utenti. Un vento da una certa direzione a 25 nodi mi fa problemi. Se io invece lavoro con i C-130, che sono tutto un altro aereo, ma io sopporto anche 45 nodi prima di avere dei problemi. Torniamo al famoso feedback. Ecco come sono fatti. Warning, e subito uno clink, le antenne tira su, validità, brina. Perché? Perché nell'aeroporto Mike November e Camery, dove vanno e vengono aerei in manutenzione, sapere che mi cambia il potere della pista, soprattutto con un aereo che arriva in condizioni di volo non perfette, perché altrimenti non andrebbe alla manutenzione, lì crea dei problemini e così via. Un giorno c'era solo brina, mi dispiace, non ho trovato altro. Me li potevo inventare, ma non è genuino, avrei parato. Dopodiché, avvisi di windshear. Ragazzi, voi dite, ma il windshear, perché non batte l'avviso all'aeroporto, visto che avviene per un fenomeno che avviene al suolo? Anche qui li fanno gli uffici meteo designati. Il windshear è un fenomeno significativo, l'informazione è concisa, dovrebbe andare fra il livello della pista e 1600 piedi, a meno che la topografia locale non produca effetti sopra di windshear sopra i 1600 piedi, però si va anche sopra, che ho usato dei lidar o dei sistemi, sa che può avvenire in certe zone tipo questa qui. Perché? E qui faccio vedere una cosa per cui un'immagine è meglio di 100 parole. No, già fatto. Come cacchio faccio partire il filmato? Allora, lo posso far partire così, eh? Eccolo qua. Eccolo, non si vede più? Poi facciamo ripartire. Sapevo che facevo casino. F5. Anzi, shift F5. Ecco. Dovrei far parte quello. Eccolo qua. Questo è un Cessna, è un viriattore executive per qualche poveraccio che se lo può permettere, che si trova uno shear che di poppa che lo fa scendere di 15 metri al secondo vicino alla pista. Guardate che fa. Sai che ti dico, me ne vado all'alternato a Leeds perché qui non c'è trippa per gatti. E ancora palla, eh. Ma questo è un dilettante, guardate questo 737 della Ryanair che fa shear di poppa anche lui. Oddio, boh. La Ryanair ha la buona abitudine di far pagare ai piloti i danni e i pneumatici consumati in questo tipo di atterraggi, ma ancora un dilettante, altro Ryanair 737. Questo c'è shear orizzontale e verticale, guardate come a terra di traverso.
I B-52 bombardieri americani che hanno avuto 50 anni di servizio erano il carrello che si orientava per evitare di dover fare queste acrobazie. Ma il bello viene adesso. Questo, quando l'ho visto, questo è un DH-8C, un bombardier. Questo, io a questo, ecco, a questo punto avrei detto, cioè, questo sciare io me ne vado sull'alternato. Questo veramente, considerate i termini, c'ha le palle. C'ha le palle, ragazzi, è un gran pilota, lo vorrei conoscere. Aspettate, guardate, a terra come se avesse creato il ciclo di coda. Sì, sì, 35 posti, ci ho volato, sono stata spalato con qui. Si è divertita. Ok? Capito che bel... Ecco perché il Winshear ha un avviso a parte. Perché deve essere attenzionato. Adesso devo... Ragazzi, devo riuscire ad entrare al punto... Ero qua. Ok, vado avanti. Vediamo la comunicazione come deve essere. Ma non la comunicazione che vi spiegherà lui la prossima settimana. In realtà lui l'ha fatta anche questa comunicazione, perché molti non lo sanno, ma lui ha cominciato sottotenente previsore a decimo Mannu, quando a decimo Mannu ci andavano tedeschi, svizzeri, canadesi, di tutto il mondo. Si è fatto qualche anno come supporto meteo alla NATO a Bagnoli, quindi non è solo uno che va in televisione, è uno veramente preparato. Quindi la comunicazione tra... prevede un mittente, colui che invia l'informazione, e un destinatario, colui che riceve, che non deve essere come questo pilota giapponese kamikaze, che... No. Ci deve essere un canale di comunicazione con un messaggio, un feedback, basati su un codice comune, il famoso linguaggio chiaro di prima. Ci deve essere tutto inquadrato in un contesto, cioè una connessione fisica, perché i briefing ora si fanno anche in teleconferenza, ma una volta era pilota dalla parte del bancone, previsore dell'altra, questo è il folder, e quello comincia a fare domande. Non gli bastava prendere il folder. Mi tenete che cos'è stabilire la comunicazione e mantenerla, perché il problema è questo, il rumore. Tipo, pilota... che dovrebbe essere sempre quello che decide, perché il comandante è Dio, come diceva la buona mia suocera quando diceva, ma che fai, perché vedi questa strada? Il comandante è Dio. Che mi fa? E gli faccio, guardi, nebbia, ma quando se ne va? Guardi, quando venga la nebbia da Vezzone, da Peschiera Borromeo, dai 3 ai 5 giorni, allora devo prendere la stanza allenata. È una decisione sua, decollare o non decollare, far annullare il volo o non farlo del nulla. Io devo dire che c'è queste condizioni che favoriscono la nebbia, che va da A. Poi lei decide, decollo, non decollo, mi prendo l'albergo a Milano, me ne vado a trovare la zia Abbiategrasso o quant'altro. Famoso contesto, connessione e rumore. E tutto in un che è funzionale a un sistema che è la meteorologia aeronautica, in cui si parla di esperienze, di conoscenze che riguardano gli aeromobili e il tempo. Quindi, mittente, nel nostro caso, è un meteorologo di BPM che è stato successivamente, come dicevo, qualificato meteorologo aeronautico sulla base del modello AMF previsto nel Technical Regulation 49, che è un documento aperto, vivente, perché questa è una specializzazione. C'è il climatologo, c'è il modellista, un domani speriamo ci possa essere anche lo space weather e quant'altro. Perché... non lo tratterò qui, ma lo space weather dal novembre 2018 è previsto, è un emendamento 3 all'emendamento 78 e noi siamo già attrezzati. Il destinatario è un pilota, commerciale o militare, non mi interessa, tu sei uno che mi chiede informazioni per volare in sicurezza con elementi di meteorologia inseriti nel syllabus addestrativo. Il pilota gli hanno fatto meteorologia, anche se sì, una studiata di 2 notti, dopo 3 giorni tanto non serve a nulla. Ditelo a chi si è infilato in un CB e uscito vivo, se poi gliene frega della meteorologia.
Il canale sono reti di diffusione dati meteoronautici, la cosiddetta rete CDIN attualmente, sono briefing, come dicevo, dei visu e sono i folder scritti. Il codice è l'annesso 3 ICAO e la pubblicazione MM volume 249, in cui c'è tutti i linguaggi, cosa vogliono? Il codice, come si interpreta quel linguaggio chiaro? Infatti linguaggio chiaro ICAO, questo, il WXXM, è l'ICAO Meteorological Information Exchange Mode, il futuro, perché è un formato XML-GML, quindi con i metadati, quindi la storia del dato e tutto quanto necessario per capire che cosa mi stai presentando, e georeferenziabile, che per predisporre prodotti meteorologici e aeronautici per il supporto al volo, non è l'autobriefing. È un metodo più efficace dalle informazioni, i famosi SIGMET grafici, AIRMET grafici, che lo metti sui sistemi di comando e controllo dell'aereo, te li visualizza e poi scegli se vederli da soli, insieme alle informazioni sulle radioassistenze o quant'altro. Questi lavori adesso dovrebbe entrare nel 2020. Noi siamo già compliant perché quelle carte che avete visto sugli AIRMET sono a standard IWXXM. Ci stiamo lavorando con Commissione di Meteorologia Aeronautica dell'OMM dal 2016, quindi non è che noi il 2020 si c'è tempo. Conclusioni. Il supporto all'operazione di volo deve velocizzare al massimo il ciclo decisionale del pilota, il famoso che faccio, prendo la stanza? No, io te lo velocizzo tu, ma la decisione la devi prendere te. Te lo faccio prendere in maniera più veloce. La compagnia, Soldini, il pilota militare, c'ho le bombe a bordo e quant'altro. Ci deve essere un continuo feedback degli utenti verso i meteorologi, sia sulla bontà del prodotto fornito, sia sull'agilità e la chiarezza delle procedure, ma sia anche coi riporti meteo dal volo. Il famoso cerchio rosso dopo ACT, intendersi. E ci deve essere un costante affinamento e miglioramento di sistemi e procedure, perché se io ad esempio non cominciassi a integrare i prodotti satellite, radar e fulminazione, perché ho la necessità di sapere sulle zone di approach che cavolo sta succedendo, io sarei ancora ai miei tempi con le carte d'Italia sinottiche tracciate con la nebbia evidenziata a matita gialla, la pioggia in matita blu e in matita verde e quant'altro. Ultima cosa, se ci sono domande, molti sono giovani e hanno il futuro davanti. Grazie al generale Cau, grazie Silvio. Credo che troppo. Tu abbia aperto quindi la sessione domande. Avete domande, curiosità? Io una domanda ce l'ho, probabilmente è stato detto questa informazione. La carta significativa, quella più alti livelli? Sì, l'high level, è fatta dal WAFC di Londra. Ok, quindi non è un non è nazionale, sono solo tre centri al mondo, Londra, Washington e Melbourne, okay, che le producono. Perché è a scala grande, diciamo un terzo dell'emisfero. Quella dei livelli più bassi. Sì, avete visto, la scala è locale, è una mesoscala alla fine, mesoscala cresciuta, va, una via di mezzo. Da quando un aereo, cioè praticamente... Solo del comandante, sì, non può essere altrimenti. Meno che non si deve no, ma se ne può anche fregare. Sì, ma perché? Per le linee commerciali per motivi assicurativi, perché deve essere uno della compagnia che decide, perché se ha fatto problemi la responsabilità la scaricano su di lui. Quando c'è di mezzo i soldi, le questioni umanistiche non esistono. Dal punto di vista militare, una volta l'ho sfruttato perché stavamo atterrando a Pisa con un bimotore da al decola dice chiudi gli occhi e vai, ma atterrare non si dovrebbe. Ci avevo Costante De Simone sopra, che era il capo team, e gli fa no, torniamo indietro. Vado all'amico. Oh, guarda, riconosco l'inceneritore. Ci sono 800 metri, ok, procedura, atterraggio, chiedo l'atterraggio, riconosco 800. E Costante, tu sei scemo.
Avanti. C'è scritto una serie di servizi prodotti a terra per assistenza, sì, al volo. Aerei che stanno a terra, che poi sì, che parcheggiano le infrastrutture, esatto, a terra. Mi domandavo, ci sono invece strumentazioni di bordo per o se questo è... No, attualmente ce l'hanno solo il radar con capacità secondaria di scoperta meteo per ghiaccio, il CB, lo vedo dal ghiaccio dentro. Ma se no l'aereo non ha il radar meteo dedicato, ha il radar di volo che non è ottimizzato ma fa anche scoperta di... C'è dei vulcani che si vedono, non così finemente, alcune le particelle più grosse le vedono, ma comunque hanno l'informazione. È una tendenza, diciamo, che non ha, diciamo, espansione? No, è in espansione, perché con la miniaturizzazione ci si potrebbe arrivare. Il problema è quanto te faccio pagare. Ma il pilota poi, mentre guida un aereo, secondo lei è disposto a interpretare anche quelli. Quale compagnia? Non era l'Italia, l'Italia da quel punto di vista non si poteva di nulla. Era una compagnia straniera. Arrivavano, prendevano 30-40 folder e se ne voglio dire, ma l'ho pensato. Quelli prendevano i folder e li mettevano da parte. Perché? Se succede un incidente di volo e tu hai preso il folder che risulta ritirato, l'assicurazione ti paga. Se tu non l'hai preso, non ti paga. Quindi questi che facevano? Prendevano. Un'altra compagnia che anziché di verde vestiva di blu. Ce n'è tre extra che vestivano di blu. Detto chi? Il folder è tuttora cartaceo? O è... Il folder deve essere cartaceo. Allora, il formato di WXXM nasce perché gli vengono trasmesse in tempo reale le informazioni sul cockpit. Li verranno trasmesse. A tutt'oggi non ci sono sistemi di collegamento di questo tipo con l'aereo e quindi per forza te lo devo dare cartaceo, altrimenti vai su cieco, che non è mai bene. Io ho una domanda su questa cosa della comunicazione tutto chiara tra virgolette. Allora, se ho capito bene, c'è il linguaggio chiaro ICAO. Ecco, questo linguaggio adesso si sta rompendo con metadata, diventerà, esatto, grafico con i metadati. Ma l'origine, immagino, insomma, i tempi del... Marconisti. Ma come si trasmettevano queste lettere? Cioè, radiotelegrafo, ecco, o fonia? Quindi anche si vedevano, sì, lettare con via radio, eccetera. Allora, noi avevamo i canali 404 e 416 MHz dedicati alla trasmissione in fonia dei dati. Quindi non c'è una trasmissione informatica di nuovo? No, ragazzi, parliamo del 44. Certo, no, no. 44? Sì. Grasso che cola che c'erano i radar a bordo dei militari. Credo che il primo radar su un aereo civile l'abbia avuto il Comet DH-48 nel 1948, il primo radar su un aereo civile. Che poi facevano dei botti, furono fermati 7-8 anni perché esplodevano in volo, un altro discorso. Per un difetto alla guaina di gomma dei finestrini, che dopo un certo ciclo di pressurizzazione e pressurizzazioni perdeva le caratteristiche sigillanti, si apriva una via d'aria di compressione esplosiva. Uno esplose sopra Napoli in atterraggio a Capo di Chino, ad esempio, 52, una cosa del genere. Domande? Lorenzo? Una curiosità da utente di voli commerciali. È a disposizione dei comandanti dei piloti in genere una strumentazione per vedere turbolenze in condizioni stabili, cioè condizioni aeree terze? Assolutamente no, infatti sulle carte significative sono tracciate le aree attorno al getto, dove lì c'è turbolenza in aria chiara. Sì. Lui può fare un riporto che al di fuori di quell'area ha avvertito condizioni di turbolenza moderata o forte, e allora si modificano le informazioni, il feedback. Ma ad oggi, spero in un futuro, anche perché in aria chiara chi mi fa da tracciante? Non c'è umidità? Non c'è umidità, dovrei avere umidità e o ghiaccio o un tracciante che mi dice dal movimento se c'è una turbolenza. Ci sono però aeroporti internazionali tipo Hong Kong che non stanno, sì, sperimentando, sì, wind lidar, San Antonio in Texas, sì, anche terminal weather. Il problema di San Antonio in Texas è che c'ha il microburst. Il problema del microburst è che una volta fecero un conto, gli servivano 150 lidar su tutta la superficie aeroportuale, per cui un costo
A quel punto, sai che ti dico? Il microbus, chi se ne frega anche se stiamo a San Antonio? Però adesso nella modalità scansione, perché si pensava in leader appuntamento verticale, adesso invece in realtà la nuova generazione dei leader anche commerciali ha una scansione volumetrica. Hanno fermato lo sviluppo dell'aeroporto civile, è solo militare, c'è cioè la scuola di volo a San Antonio. Altre domande? Ho spaventato abbastanza. Vabbè. Ma con lo spazio aereo unico cambierà qualcosa? Certo, ecco perché servono le informazioni. Mentre adesso ci sono le cosiddette aerovie. Le aerovie sono delle autostrade nell'aria in cui gli aerei possono andare e da cui non possono uscire, e gli viene dato un livello di volo, devono mantenere quel livello di volo fino a ordine contrario. Un domani uno dice, sai che ti dico, per andare da Roma a Milano, io non mi faccio l'Ambra 1, quella lungo la costa tirrenica, punto sull'Appennino, sorvolo l'Appennino e poi scendo poi Cremona, Milano, Linate. Fa il piano di volo, lì la prova lo potrà seguire. Oggi non lo può fare. No, fai l'Ambra 1, esci da Fiumicino, prendi la costa tirrenica, quando arrivi al traverso di Pisa, entri sopra Sarzana, svalichi l'Appennino e vai dritto, Crema, e entri da Peschiera Borromeo. Ecco la differenza. Ma sarà incasinatissimo, perché devo dargli informazioni su tutta l'area e non più lungo le aerovie. Andranno deconflittati questo sfruttamento che oggi sembra selvaggio, dicono che non lo sarà. Quindi grande massa di dati, velocità di gestione dei dati, comunicazioni sempre efficienti, uso sempre più pesante del sistema di navigazione satellitare. Vabbè, io sarò pensionato, me ne starò a casa mia. Vacanze dietro casa. Viaggerò a piedi, in treno. E mi sono pure lanciato dagli aerei, per cui non è che ho paura dell'aereo. Okay. Altre domande o curiosità sul tema? In genere si ha livello sinottico, una bella alta pressione. Qui mi ricordo ancora, eravamo nell'86, quando, Sirte 1. Attivano la sala operativa, allora ti toccava, smontavi dalla notte, turno di veglia, andavi senza andare a letto a fare le 12 ore in sala operativa. Dicembre 86 c'era 1041 ettopascal sull'Italia, chiaramente aeroporti italiani, specie al nord, infognati. Il comandante di regionale ha fatto, caspita, ma con questa alta pressione c'è la nebbia, queste sono condizioni di Kavok, ceiling visibility, ok, faccio, sì. Se fossimo a luglio. E che vuol dire? Ma lei ha presente il tappo che c'è? C'era un'inversione di 300 metri sulla pianura padana, cioè non si rimescolava niente. Questo mi guarda, non è Kavok? No, generale, non è Kavok. E allora possiamo volare dopo le 10-11 del mattino, forse. Aspettiamo che scappi. Quindi è la classica. Sinottica più si va a vedere la colonna atmosferica sul posto. Esempio, Linate eravamo fortunati perché c'avevamo il sondaggio a 3 km. Ragazzi. E lì si dice. E infatti noi avevamo allora la squadriglia di elicotteristi che faceva il search and rescue. Cioè i cretini che andavano in montagna in condizioni del cavolo, nonostante i consigli, e si sperdevano, doveva andare questo povero Cristo a recuperarli. Allora, nebbia. La prima domanda che faceva è, ok, c'è la nebbia, lo so, sono condizioni da nebbia, quanto è alta l'inversione? Perché l'elicottero decollava, sforava e poi cominciava ad andare dove doveva andare. Questo è il sistema per la nebbia, ad oggi. Si va a vedere poi la colonna d'aria sul posto. Poi c'era la famosa nebbia d'avvezione, in cui, ad esempio, sempre Pisa, il povero previsore l'ha rovinato quando hanno chiuso l'inceneritore di Coltano. Mi spiego, costa... Pista dell'aeroporto, inceneritore di Coltano. Quando l'inceneritore non era chiuso e il previsore in autunno, inverno, sentiva il puzzo dell'immondizia bruciata, brezza di terra, porca puttana brezza di mare. Capitano, ora in pensione da circa 10 anni.
Il TAF, una cosa, è responsabilità, se non c'è il TAF dell'aeroporto d'arrivo, lo deve fare quello dell'aeroporto di partenza. 1971, Monsone in India. Partono gli aiuti umanitari, caricano 2.119 di coperte, medicine, di tutto, di più, e devono decollare per Nuova Delhi. Problema, tutte le comunicazioni off, Nuova Delhi, non c'è il TAF. Pilota, io devo atterrare a Nuova Delhi. Nuova Delhi. Prende, esce sul piazzale hangar dietro la palazzina comando, fa il maresciallo: dove sta Nuova Delhi? Comandante, da quella parte. Allora scrivi visibilità 5.000, postia. È un aneddoto, però. A proiettare. Altre domande? Io ho una curiosità di scenario, ma la metrologia aeronautica in alcuni paesi è gestita in da maniera centralizzata o addirittura no, da privati? Allora, c'è un accordo, ci può essere o non ci può essere una legge, ma comunque c'è un accordo tra l'ente nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile e chi svolge le funzioni di metrologia aeronautica. Ad esempio in Europa, in tre paesi, non sono i servizi istituzionali, sono i servizi privati, e sono Croazia, Belgio e Austria. Lo ZAMG non fa meteorologia aeronautica, insomma, è lo ZAMG, che è uno dei servizi meteorologici europei istituzionali più antichi e più accreditati, non perché il capo è Michael Staudinger, che è la nonna altatesina e ci conosciamo da 20 anni, per l'amor di Dio, ma perché in Austria la meteorologia aeronautica la fa Austrocontrol, che è una ditta privata come l'ENAV, e fa anche la parte che facciamo noi di area, di veglia. In Belgio c'è Belgo Control e in Croazia c'è Croazia Control. Se la rete nazionale fa accordi col privato e comunque li fa gli audit, può farlo anche il privato. Tecnicamente anche in Italia ENAV fa le proprie previsioni aeronautiche. D'aeroporto. D'aeroporto. Ma non di area, e non su tutti gli aeroporti. Perché ad esempio Pisa lo gestiamo ancora noi. Poi abbiamo Grosseto, ancora nostro, che è aperto all'aviazione civile, e Trapani. Ha aperto l'aviazione civile. Quindi in realtà non le scelte non sono necessariamente univoche. Allora, ci sono. Non dico chi e quando. Il problema della civiltà l'ho avuto quando stavo sempre a Milano. A Milano c'avevamo la veglia meteorologica sul nord Italia. Avevamo l'obbligo di accentrare, però c'è la telecamera, i bollettini, anche di stazioni civili, tipo Genova, che era transitata civile. Però io non potevo sindacare e dirgli che cavolo stai scrivendo. Che non era sotto di me, era di una, allora era azienda, non era manco ente. Questo da un bollettino Genova mi fa 4 ottavi di CB e 5 ottavi di cumuli. No, una nube convettiva al massimo teorico sono 8, perché una cella si chiude dove comincia l'altra, al massimo sono 8 ottavi e 1. Allora chiamo il mio assistente, che era un, allora ancora sei gente maggiore e magro, ora un po' inchiattito e maresciallone, e gli faccio: oh, chi ci sta già? No, è un nostro ex, allora digli che non può mettere 4 più 5. Gli direi: ma guarda, non puoi mettere 4 più 5. Ah, grazie, grazie. Una volta dopo 5 e 5. Perché dico, ragazzi, qui all'aeroporto civile facciamo casini, se qualcuno richiamalo, gli dice no, non lo puoi mettere, e gli spiega, gli rinfresca. Telefono dopo 5 minuti netti il capo centro Meteos della stazione di Genova, che non manco era Meteo, questo è un ex TLC riqualificato. Per fortuna ora non si fanno più queste stupidaggini, non fanno più queste. Che fa? Come vi permettete di correggere le nostre osservazioni? E questa, no, ma veramente noi non correggiamo, sappiamo, siamo consci. E chi lo dice che devono essere fatte così? E questo fa, no, veramente lo dice Licao. E chi è questo Licao? Il mio capoturno, il capitano Licao. Ecco cosa può succedere. Per fortuna si parla del 1988, una vita fatta. Adesso via Skype succede, ma succede comunque.
Va bene, io devo dire che ringrazio Silvio Cau in realtà per grandi doti di comunicatore. No, viene la settimana prossima. Non era facile rendere godibile la meteorologia sinottica per le operazioni di volo, e devo dire che tutti abbiamo apprezzato la tua capacità. Forse lui è stato una vittima, perché questo signore del Saint-Exupéry, il 31 luglio del 44, pilotando un aereo come questo, un F5, variazione della ricognizione del P38, è sparito al largo di Marsiglia. Non si sa per quali cause. Quindi probabilmente una vittima della mancata o del rumore di comunicazione. Non lesse l'avviso. C'è chi dice che l'hanno tirato giù, c'è chi dice con... Vabbè, potrebbe. Potrebbe averlo. E personalmente, credo, molti di noi ringraziano anche Silvio Ca per aver sostenuto il progetto di laurea magistrale Interateneo. Era il minimo. Tra Sapienza e l'Università dell'Aquila su Atmospheric Science Technology. Devo dire, la capacità con cui, e anche l'efficienza con cui fu espletata la procedura di conformità del nostro piano didattico rispetto alla famigerata 1083, scusami, sui numeri. Noi me la sogno anche la notte. Che sarebbe il pacchetto base di formazione del meteorologo. Ci ha consentito di rispondere alle osservazioni del comitato esperto valutatore del MIUR. Fu un passaggio decisivo su questo. Senza questo attestato da parte del rappresentante permanente dell'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, probabilmente non saremmo decollati come laurea magistrale. Quindi io ringrazio ancora Silvio Cao e a ci aspetta un rinfresco, quindi rinfreschiamoci qui fuori. Quando è che poi devo andare via per